Ben ritrovati in primo piano il nuovo allarme criminalità a Napoli, dalla rapina a Neressa ai minorenni feriti per rubare lo scooter o il cellulare, senza scomodare i clan che tornano purtroppo a seminare il panico e il terrore, soprattutto nella zona di pianura, dove ci sono chiari segnali di una ripresa della crudele faida. Insomma, la criminalità, come dicevamo, torna all'assalto, si rovina l'immagine di una Napoli che invece sta cercando in qualche modo di riscattarsi sotto il profilo culturale e turistico. Ne parliamo con Maurizio De Giovanni, non ha bisogno di presentazioni, scrittore in libreria col suo ultimo libro, con la sua ultima pubblicazione Pioggia per i bastardi di Pizzo Falcone. Ben ritrovato De Giovanni, intanto, e grazie. Saluto affettuoso a tutti, grazie a voi. Grazie. Allora, Napoli non è questa, dicono tutti oggi dopo questa rapina a Neress, ma intanto qual è il commento da fare rispetto a questo episodio che non amareggia ovviamente soltanto i tifosi del Napoli? Ma in effetti lei diceva benissimo, ci sono due Napoli, ci sono sempre state due Napoli. Una che lavora, che cerca di fare le cose per bene, una capitale della cultura, dell'arte, della storia di questo paese, e un'altra che invece continua a praticare ogni forma di delinquenza, che cerca scorciatoie, che ha una vita fuori dal limite delle regole e intende conservarla. Questo è vero in qualsiasi metropoli, ma in una metropoli del sud del mondo come la nostra città questo diventa ancora più evidente, ancora più duro da sopportare. In periodi come questo, in cui la parte bella della città sta operando in maniera molto più forte, molto più incisiva, e Napoli è diventata, come è in questo momento, una meta mondiale per il turismo, per l'attenzione, per la cultura, è ancora più difficile sopportare questa differenza. La verità è che dovremmo tutti quanti darci da fare, non possiamo demandare alle forze dell'ordine la risoluzione di questi problemi, dovremmo cominciare tutti a denunciare quello che non va, a dire le cose che vediamo, a dirle con forza, con chiarezza, ognuno a suo modo. Questo è, io credo, necessario e sempre più rilevante. Questi atti di delinquenza portano purtroppo alla cronaca gli eventi, ma se uno si fa un giro per Mergellina, diciamo la domenica sera o la notte fra il venerdì o la notte del sabato, vede veramente svilupparsi un vero e proprio far west. Non è accettabile, non lo è più, e dobbiamo tutti quanti alzare la voce in questo senso. Ecco, tra l'altro, rispetto a questo episodio il prefetto ha assicurato massimo impegno da parte delle forze dell'ordine. Diciamo la verità, di questi episodi ne sono stati vissuti tantissimi, dall'auto rubata a Spalletti all'orologio ad Amsic, insomma anche altri calciatori sono stati vittime di queste aggressioni. C'è il rischio che passi il solito luogo comune, soprattutto all'esterno della città, di una Napoli sul tema della sicurezza, che non è poi alla fine. Questa è un'evidente sciocchezza. Le liste degli eventi di cronaca che coinvolgono calciatori, cantanti, uomini e donne e uomini di spettacolo è lunghissima, e Napoli non è nemmeno nei primi quattro posti di questo tipo di eventi. Ripeto, non è l'evento in sé quello che deve essere preso a esempio, ma la vita che facciamo tutti. Una donna che va a prelevare la pensione alla posta deve poterlo fare in tranquillità, un uomo che preleva al bancomat deve poterlo fare con tranquillità, io devo poter portare l'orologio che voglio senza dover fare prima il pensiero delle strade che devo fare o che non devo fare. Abbiamo il diritto di vivere una vita sicura. Il delinquente singolo c'è e ci sarà sempre, non è quello il punto, né il punto è che se Napoli sia più o meno sicura di Milano o di Roma o di Torino. Esiste il nostro diritto a vivere una vita sicura, e questo ce lo dobbiamo garantire anche da soli, non dobbiamo soltanto aspettare, non possiamo certo girare con una volante della polizia che ci segue. Certo, intanto il tifoso De Giovanni come valuta questo episodio, soprattutto rispetto a un calciatore che si era inserito subito nella squadra di Conte? Sono dispiaciutissimo, chiedo scusa a Neres e soprattutto a sua moglie che era presente, che ha dovuto prendersi questo spavento così forte. Sono convinto che
proprio questo caso verrà dovutamente considerato dalla questura e dagli uomini addetti a questo tipo di ricerca. Sono certo che ci siano le modalità e gli strumenti per poter reperire questi personaggi. Però chiedo scusa da Napoletano a Neres e alla signora, posso garantire che noi non siamo così. Posso garantire che questi sono, come al solito, l'albero che cade che fa più rumore della foresta che cresce. E questo è inaccettabile, però non si consideri Napoli sulla base di questi delinquenti. Certo, infatti, come dicevamo in apertura, c'è anche un'altra Napoli, una città che soprattutto sul fronte della cultura e del turismo si sta riscattando alla grande. Lei vede concreti segnali di riscatto e di rinascita in questa fase? Io lo vedo quotidianamente sia nell'incremento esponenziale del turismo nella nostra città, lo vedo nella considerazione che noi napoletani abbiamo fuori. Io giro molto per la promozione dei miei romanzi e posso garantire che a Napoli si guarda con affetto e con stima e con grande considerazione. Fino a qualche anno fa non era così, quindi questo cambiamento è sotto gli occhi di tutti. Rispetto, De Giovanni, all'emergenza criminalità, lei ricorderà, c'è stato un articolato dibattito soprattutto su Gomorra, per alcuni le fiction in qualche modo sarebbero dei cattivi esempi. Possiamo però dire che in alcune circostanze la realtà supera addirittura l'immaginazione anche di voi scrittori? Alla fine, questa è una sciocchezza che si dice sempre. Gomorra è una fiction che è stata vista da 2 milioni di abbonati di Sky. Don Matteo la vedono 11 milioni di spettatori sulla Rai e a me non risulta un incremento delle vocazioni, quindi dovremmo metterci d'accordo su quando è una fiction, quando induce all'imitazione. Io ti penso che al di là di qualche taglio di capelli, di qualche espressione generale e di qualche tatuaggio, le fiction non causino, non sono le fiction a dover diventare maestri di vita, sono le istituzioni, la famiglia, la scuola, lo Stato, in tutte le sue parti. Poniamoci invece il problema di quello che avviene nelle periferie della nostra città, con punti di dispersione scolastica che arrivano al 40%. Non è con la polizia o militarizzando le zone che si risolvono le malattie. Le malattie si risolvono con assistenti sociali, psicologi, insegnanti pagati adeguatamente, scuole, edilizia scolastica buona e tempo pieno, e soprattutto una continuità scuola-lavoro che oggi come oggi non c'è. Se facciamo questo, allora possiamo pensare di mettere mano alla soluzione dei problemi, non certo militarizzando le zone con operazioni di polizia alle 5 di mattina. Puntare soprattutto sulla cultura, come giustamente ha sottolineato. Intanto, per chiudere, De Giovanni, in pioggia il suo ultimo libro, un nuovo capitolo dei Bastardi di Pizzo Falcone, i lettori che cosa scopriranno? Ce lo può anticipare? Io preferisco sempre dire il più recente piuttosto che l'ultimo, sono sempre napoletano e quindi per un fatto di scaramanzia. Allora, è un'indagine dei Bastardi di Pizzo Falcone sulla morte di un anziano avvocato penalista. Devono scavare nel passato di quest'uomo, non è mai facile scavare nel passato e soprattutto rendersi conto che il passato non finisce, il passato continua ad allungare le sue lunghe dita sulla vita, sul presente e a volte anche sul futuro. Insomma, un altro spaccato della città di Napoli, poi alla fine. Per quanto possibile, certo. Bene, in bocca al lupo naturalmente per questa sua ultima, per questa sua recente pubblicazione. Grazie. Grazie Maurizio De Giovanni, buon lavoro. Grazie, dottor, un saluto. Grazie, allora abbiamo concluso, io ringrazio Regia per noi, Enrico Coppola, grazie a voi che ci avete seguito, arrivederci.